Ma abbiamo voluto dare un segno del rapporto Fano-Vitruvio e abbiamo voluto trarre dal libro di Vitruvio, dal De Architectura, alcuni passaggi sulla tecnica costruttiva delle mura. Possiamo dire che le mura di Fano sono mura vitruviane o comunque costruite secondo i canoni vitruviani. Cosa dice Vitruvio rispetto al modo di costruire le mura? Dice che le città murate non devono essere quadrate, quindi le mura devono avere un andamento mistilineo, diciamo, no? E difatti, se guardiamo la pianta della città romana di Fano, vediamo che a parte diciamo così, il lato mare, il resto è una sorta di semicirconferenza. Poi Vitruvio dice, ad esempio, quale deve essere la distanza delle mura, delle torri, pardon. Le torri devono essere circolari e non quadrate, spiega perché, la distanza e tutta un'altra serie di indicazioni che noi abbiamo riportato sui pannelli del totem, in modo che il cittadino, il turista, passando da queste parti, leggendo Vitruvio e guardando le mura, possa osservare direttamente questa corrispondenza tra il dettato vitruviano e le mura di Fano. Assessore, è un'installazione importante per tutta la cittadinanza. Sì, assolutamente sì, un totem, un piccolo totem che però è molto importante perché ci aiuta ad avere occhi che vedono. Le Corbusier, il padre dell'architettura moderna, diceva che troppo spesso abbiamo occhi che non vedono, il che significa che non ci accorgiamo di quello che ci circonda perché siamo abituati a vederlo. Allora, riscoprire le mura per i cittadini e poi scoprirle ex novo per i turisti è molto importante. Oltretutto queste mura hanno un piccolo QR code molto comodo perché ci collega al sito e attraverso il sito del sistema museo di Fano noi possiamo scoprire anche tutta l'area archeologica, il museo della Flaminia, quindi vediamo che è una messa in rete delle conoscenze relative all'età romana, che per noi è fondamentale perché noi siamo la città di Vitruvio, quindi grazie al Centro Studi Vitruviani per questa totem molto importante. Presidente, la BCC è sempre a fianco di queste iniziative? Sì, è una banca presente con tanti soci e non possiamo non ricordare le origini sono qua, sono veramente in questa città e quindi festeggiare oggi i 111 anni dando anche la possibilità a Fano di avere un totem dove si richiama la storia, il riferimento storico a Roma, Fano romana, è sicuramente per noi una cosa importante.